i vaccini vanno utilizzati tutti, di tutti i tipi. Dal centro vaccinale di San Vittorino all'Aquila, ieri il generale Francesco Paolo Figliuolo, al vertice della struttura commissariale anti-Covid, è tornato a lanciare un appello alla popolazione oggetto della campagna vaccinale. Troppo spesso, infatti, le persone prenotate rifiutano il vaccino meno gradito all'atto del pre-triage e solitamente l'oggetto del rifiuto è il siero di AstraZeneca. I casi di trombosi delle settimane passate, la sospensione da parte delle agenzie del farmaco di mezza Europa ed una comunicazione non ottimale e trasparente degli scienziati rispetto ai possibili effetti collaterali e alle percentuali di essi in base alle dosi iniettate hanno generato diffidenze ed a volte paura. Un freno alla campagna vaccinale che in Abruzzo sta correndo al ritmo di poco meno di 12.000 vaccini giornalieri, ma che entro giugno dovrebbe toccare quota 20.000. Quella dei vaccini ad ogni modo resta la via maestra per uscire dall'emergenza Covid, accanto alla prevenzione e al rispetto dei comportamenti virtuosi. I benefici dei vaccini in Abruzzo e in Italia si stanno iniziando a vedere, così come si sono visti in Gran Bretagna, la prima a vaccinare in maniera massiva i propri cittadini con tutti i farmaci disponibili. Calano i ricoveri e le morti, specie tra i più fragili e gli over 65, e con l'arrivo del monodose Johnson & Johnson ed ora anche con il via libera dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al siero Sinopharm, oltre che con un possibile sblocco dei brevetti sulla scorta di quanto fatto negli Stati Uniti, si spera di arrivare al più presto alla tanto agognata immunità di gregge e dunque ad una vita il più possibile vicina a quella pre-coronavirus. Gli effetti collaterali sono infinitesimi rispetto agli effetti che un ultra 65enne può avere prendendo il virus, che lo può portare fino all'effetto più negativo, sicuramente ospedalizzazione e terapia intensiva. Con la direttiva fatta dal 9 aprile per i più anziani, il cosiddetto over 80 e fragili, abbiamo visto un calo repentino, un aumento da una parte della percentuale di somministrazione e vaccinazione, e dall'altra un calo repentino su queste classi di ospedalizzazione, terapia intensiva e decessi.